Siamo a conclusione delle feste natalizie, ma c'è ancora un appendice di particolare interesse e valore, quella del battesimo del Signore, che ha nell'economia dei Vangeli una facoltà quasi come di una porta, perché attraverso questo evento il Signore viene introdotto nella realtà della vita pubblica, cosiddetta vita pubblica, non perché prima lo abbiano tenuto nascosto, ma perché il suo è stato un essere presente con discrezione solo nella famiglia di Nazareth. È lì che è vissuto, è lì che ha imparato la crescita dal quotidiano rapporto con il lavoro, con la famiglia, con l'amicizia, con la tradizione. Ora il Signore viene introdotto nella vita di una comunità e il segno per tutti e quattro gli evangelisti è questo battesimo che Cristo accetta di ricevere, volendo inserirsi nella vita di tutti, quasi a dire: io non sono e né voglio essere diverso, perché se al battesimo si recavano la gente povera, semplice, ma animata da tanta buona volontà, Cristo non ha voluto né ha pensato che si sarebbe sporcato in quelle acque del fiume Giordano. Ha voluto intenzionalmente entrare perché quelle acque dovessero essere sanate. Doppio segno, quello della solidarietà: voglio stare dove vive la gente, voglio essere lì dove tutti, anche i meno fortunati, i meno cosiddetti degni, secondo il criterio comune, sono presenti, e voglio essere sia per esprimere la mia vicinanza, sia per essere il legno che sana. E allora in questo gesto vogliamo riconoscere che nessuno è tanto lontano da Dio, né Dio è tanto lontano da un qualsiasi uomo, ma che Dio è vicino per sanare quelle che sono le ferite, quelle che sono le povertà, quelli che sono i peccati. Buona settimana a tutti.